Un saluto a tutti. Un giorno il mio collega d'italiano Stefano Carrai mi segnalò la presenza di un poeta, Fornaretto Vieri, che mi sono messo qui alle spalle come santino, di grande spessore e spazia dal ricordo dei sentimenti dell'infanzia e della sua famiglia fino agli spazi interstellari. Recentemente ne è uscito un nuovo libro che si intitola Trasalimenti e sogni, da cui voglio leggervi, se riesco, due poesie. Una relativa per l'appunto all'infanzia con la mamma, a cui è dedicato il libro virtualmente nel centenario della sua nascita. L'alfabeto. Un giorno mi insegnasti l'alfabeto, segni così importanti che tenevano la serietà, la libertà del gioco. Velocissimo appresi la tua voce. Faceva il susseguirsi delle lettere una musica che non dimenticavo, naturali e compiute, come un fiore o una farfalla o il canto degli uccelli, come le cose belle della vita che la rendono, mamma, favolosa, degna e struggente, limpida, una festa rarefatta in un'aria di miracolo. Fu la tua, la mia prima grande scuola, il tuo amore, del primo amore, a me, primo segnacolo. E questo primo amore che cesella gli organismi monocellulari è ripercorso in questa poesia della sua esplorazione del mondo, Minimi specchi d'astri, libro d'ore. I preziosi gioielli che forgiarono orafi misteriosi e forse alieni, minime diatomee, i radiolari, le sorprendenti armille di altri mondi che il nostro accoglie ed ospita a specchiare gli algoritmi segreti delle Pleiadi, i crittogrammi dello spazio astrale, Miss Anabim di geometrie mirabili, le forme del vivente che si mostrano la beltà nel suo splendido variare in prodigioso armonico rispondersi, le alghe minute ed unicellulari, i protozoi con scheletro di silice che intrecciano l'astratto e l'informale in algebra di angoli e di linee, di trifore e di gotici rosoni, con archi a tutto sesto e a sesto acuto, criptico alfabeto indecifrabile, rune, glifi enigmatici, ideogrammi, miniature del libro delle ore su cui prega in segreto la natura, ignoto a noi, distratti sognatori. Un alfabeto insegnato dalla mamma, messo bene a frutto in questi trasalimenti e sogni, appena editi dall'editore Luca Betti di Siena. Arrivederci.